stealing my stuff. How mortifying. How mortifying. The identity of it. And a guest in my own domicile. My mansion ain't big enough for the both of us. Okay, pal. You wouldn't throw me out, would you? I wouldn't, huh? Watch me. Le luci le spenga, per favore. Appleton. Già, c'erano i quattro Appleton. Deve essere stato nel 1902. Erano dei Plum e mi ricordo che erano anche molto bravi. No, questi erano degli acrobati, marito e moglie, 910. E poi c'erano Mike e Bill Appleton, ma sicuro. Già. 1910. Ah, vi prego, lasciatemi fare. Io... Dove? Al numero 102 della 45esima strada. Un album di Disney. Oh, ecco Mickey Mouse, ehi, Topolino! Pazzo, ma guarda! Ciao, Minnie! Ecco, siamo entrati nel paese delle favole. Guardala. Piccolo mondo fatato in miniatura. Davanti a voi ecco il villaggio in cui abitava Geppetto. Vi ricordate di Geppetto? Era un falegname che desiderava tanto avere un figlio e se ne costruì uno di legno. Quella è la bottega dei giocattoli dove nacque Pinocchio. La casa più grande è quella dove abitava Cenerentola con la matrigna cattiva che la teneva rinchiusa in quella torre.
Ehi, sai che c'è? Non voglio schifezze Pinocchio. Sul mio tavolo. I bambini non l'hanno visto, Pinocchio. Non l'avete mai visto, Pinocchio. Vi piacerà. Oh, senti, ma che ce ne importa di andare a vedere un cartone animato per bambini? Quanti anni hai? 8. Vuoi arrivare a 9? Sì. Allora vieni a vedere Pinocchio domani sera. Mm. Tanto qualche sana distrazione ci vuole. Ehi, hey, tu beat, c'è Mickey Mouse. Pony. Pony. Lo sai, mi secca lasciarti qui solo. Forse dovrei prendermi un giorno di permesso. Hey there, high there, oh there, you're as welcome as
M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E.